Davide, sei pronto? Mamma mia, ma poi hai visto che belli? Sì! Cioè, sono gli Shaker Fit Slime, secondo me piaceranno tantissimo. Sì. E i nostri amici panda, anche perché sono tutti colorati. Sì, come qui, Shaker of Fritz e Crea Slime coloratissimi. Cioè, ma hai visto che colori? Sì. Guarda! Poi bisogna aggiungere solo acqua. Ma infatti, poi è semplicissimo, quindi ancora meglio. Beh, allora sei pronto per il video? Sì, Tina, ma ultimamente sto pensando troppo a Mr. No Smile. C'ho paura. Ma no, dai, ma secondo me è stato tutto uno scherzo. Come fa adesso uno scherzo? Ma sì, dai, ma anche perché... No, dai, è stato tutto uno scherzo. Non pensiamoci, concentriamoci adesso sugli slime, su questo video. Ok, quindi sorridenti, non pensiamo a Mr. No Smile adesso. Ok, quindi ci siamo? Sì. Mettiamo a posto il box così? Poi... Fai... Se si vede? Ok, allora, fai andiamo. Il canale. Ok. Uno, due... E tre! Ah, ma ciao, Lazzaroni! Perché gli fa... Cosa pensate? Che dopo gli scherzi barbini che mi avete fatto l'altra volta me la lasciavo passare liscia? Sì, ma ci hai fatto prendere un colpo. Ma una come Scary, secondo te? Secondo te? Vi lascio in pace? No, no. Bravi, vedo che qualcosa sapete. Allora perché mi fate scherzi? Perché è divertente. E adesso vi faccio divertire io. Cosa sono questi? Schifi non shaker fits. Sto a leggere! E anche meglio di te! Schifidol Shaker Fit Slime! Shaker a Fritz e Crea Slime! Ma non ne avete basta di questi slime? No! No! E poi questi sono diversi dagli altri. Questi adesso sono miei. Allora, fatemi vedere un po'. Cioè, guarda che colori! All'interno i componenti da assemblare, basta aggiungere solo l'acqua. Dai, ci giochiamo insieme. Ma no, adesso ho in mente un'altra cosa. E tu stai fermo, Lazzarone. Ho in mente una bellissima cosa che secondo me a chi vi guarda piacerà tantissimo. Cioè? Come sarebbe se Scary Teacher fosse la vostra babysitter? Non abbiamo bisogno. Ne avete bisogno e come? Siete peggio dei neonati. Ma non pensate abbiamo... sempre a giocare. Ma non abbiamo tre. Oggi vi farò passare la voglia io di fare i neonati. Mi vendicherò facendo la vostra babysitter. E sarà davvero, davvero incredibile. Per prima cosa, attrezzi del mestiere. Ma cosa? No, ma io ho paura. Stavolta veramente. Allora, se Scary Teacher fosse la vostra babysitter, bimba maglierebbe subito! Ma non abbiamo bisogno di... Certo che ne hai bisogno! Sei una bimba piccola, visto che ti piace giocare, alza sti capelli che non riesco a metterti il bavaglino! Ragazzi... Oggi sarà la mia vendetta e mi diverto! Mi stringe! Vabbè, ti è cresciuto un po' il collo! Sopporta! Se vuoi ti metto la mucca! Preferisci la mucca? No, va bene così! Se vuoi essere umiliata, almeno hai un orsetto, va bene così. E poi a quest'altro Lazzarone mettiamo questo corsettino bello, eh? Anche il collo è cresciuto a te. No. Eccolo qui, perfetto, fatti vedere quanto sei bello. Sì, poi basta. Ciuccio in bocca! Oh, che bel bambino, piccolino. E tu il biberon, forza! Ecco, Scary, cosa stai facendo? La vostra babysitter, visto che voi mi avete fatto scherzi di barbini e avete riso di me. Questo sarà il tuo biberon. Lo preferisci rosa? Viola. Viola. Scegli anche il colore del biberon. Cioè, se devo proprio averlo, che... Cioè. Ma poi ho tutto per la pappa. La babysitter deciderà quando e come darvi la pappa. Sì. Allora, vediamo un po' come si aprono. Io bevo! No, non è tua! Non mi far perdere la pazienza e metti il ciuccio in bocca, che è meglio, così stai zitto. Quanto sei bello col ciuccio. È vero, mi sono messo anche io, grazie Scary. Ma parla anche col ciuccio, cioè proprio... impossibile. Ecco il tuo biberon. Ma non ha fame adesso. Fatti vedere, cosa copri il bambino? Oh, che bella! Irritante. Comunque devo scoprire come si usa. Infatti, posso aprirlo? No! È il mio biberon! No, lo devi tenere così tu. Sono io che scopro come funzionano questi. Tu ciuccia e tu tieni il biberon qui. Allora, bene, bene, bene.
Allora, abbiamo questo bicchiere, questa spatola, questa manovella. Che cosa? Ma cosa fai, ciccione? Sei carino col ciuccio, sai? Un po' più accettabile. Allora, questa pallina che penso che vada aperta? Sì, basta aggiungere l'acqua, capito? Sì, ho capito. Ci dà acqua a temperatura ambiente. C'è scritto dentro. Sì, devo rimuovere questa protezione. Bene, questo è scartato. Togliamo questo foglietto dove ci sono le istruzioni. Vabbè, non importa. Come non importa? Iniziamo a mettere. Tu sei una maestra, dovresti sapere che sono importanti le istruzioni. Le istruzioni sono importanti quando lo dico io. Allora, versa l'acqua in un bicchiere aperto, dov'è? Perché vabbè, iniziamo a versargli un po' d'acqua sopra. Oh, vediamo. Aspetta, scherzi, che non si vede. Aiuto, succede qualcosa. Bene. Che bello, quindi sarà azzurro. Stai cercando di evitare. Chiudi il coperchio e mescola. Sì. Io sono in ritardo. No, non riesco a mescolare, non sei ancora sciolto. Sì. Cosa hai fatto? Ma no, ma devi chiudere e girare. Non si può chiudere ancora, non si è sciolta la bolla. Si sta sciogliendo la zarona. E gira, 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 gira. Ma che bello! Si sta sciogliendo. Allora, qui cosa dice? Una volta sciolto? Ma hai messo la quantità di acqua giusta? Non lo so. Lascia riposare 5 minuti. Cioè, alla fine stiamo facendo più noi da babysitter a te. Ah, il ciuccio per terra, butto la zarona, vattene a lavare. Attendiamo i 5 minuti. E attendendo questi 5 minuti, io direi, perché non ciucci il tuo bibero? L'hai voluto tanto. Che è ora della pappa. Una babysitter dà sempre la pappa, la do io, però non sai cosa ti do. Allora, dai, zitta, prima di tutto chi ti ha detto che darò la pappa a te? Golosona. Non è un bel colore. Ma cos'è? Ecco qui, la pappa di Scary. Chissà se cibo per gatti, cibo per cani. O chissà che cos'è. Ho frullato qualcosina. Chi lo mangia? Ho frullato qualcosina. Chi lo mangia? Lo mangia chi dico io. Tu ciuccia e stai zitto, manco col ciuccio sta zitto. Sto neonato. Che bello fare la babysitter e vendicarmi di questi due. Vediamo com'è. No! No! Non si tocca! Neonata, stai ferma. Iniziano a farmi perdere proprio le staffe. Ma tra l'altro ce n'è di tutti i colori. Come hai visto quanti colori? C'è il rosa, viola, giallo, arancione, blu. E sì, mi riporto dietro come biberon per i prossimi bambini che andrò a torturare. Mi piace fare la babysitter. Poveri quei bambini. E chi l'ha detto che non tornerò da voi? Cos'è? Marrone. Il colore è bellissimo, guardate, ne volete un po'? E la pappa di Scary. Mi devo vendicare in qualche modo. Vermicelli freschi di giornata! Vuoi assaggiare prima tu? Andiamo con i grandi. No. Vieni qua, la mia neonata preferita. Apri la bocca. Ti assaggia. Ma guarda che sei proprio una neonata. Si lascia colare la pappa. Vieni qua che non sei un bello spettacolo. È così. Su! Non è bene! Un altro? No, no, no! Cosa vorresti dire? Che la tua babysitter non è brava a prepararti no. la pappa? Su! Non fare la bambina capricciosa! Vieni qui! Ma guarda che non riesce nemmeno a mangiare! Poi si lamenta che la tratto come una neonata! Tu! Vieni qua! Dammi il ciuccio! Tocca a te ora! No! Sempre col stesso cucchiaio, tanto siete fratelli! No! Vieni qua, capoccione! No! Su, devi assaggiarla anche tu! La pappa di Scary! Non fare capricci! E che cos'è questa lagna? Terribili! Basta! Silenzio!
state facendo perdere le staffe! Perciò, per rilassarmi, vediamo com'è venuto lo slime. Oh, wow, Vuoi che ti faccia mangiare anche questa come pappa? E ci voglio giocare. E poi perché dici che la mia pappa non è buona? Perché non è buona? Ci ho messo così tanto amore. Per voi. Ecco perché non è buona. Allora, lo slime. Sì, ma ci possiamo giocare. Wow, bello. Bello, direi che... Hai visto proprio quello buffo? Quasi quasi, mi è venuta voglia di farne un altro. Così mi rilasso. E noi non li possiamo fare. Ciucci in bocca. No. Voi siete neonati. Fate la nanna. No, non abbiamo. Tu ciuccia il tuo biberon e fai la nanna. Benissimo. È rosa! La palla è rosa! Ma dormi! Non lo so. Anche dei neonati questi fanno scoppiare la testa. Basta, mangia la pappa! Anzi, tu, Lazzarone, togli questo ciuccio. Dai, vieni qua, Lazzarone. E pensavi di salvarti, su. Apri la bocca! Un bel boccone. Dai, su. Ma che ci hai messo dentro? A te che sei piccolino, uno, va. Ma non è giusto! Glielo darò dopo, non ti preoccupare. Allora, dobbiamo sempre scartare la ball. Come si chiama? La Fizz Ball. Ok. Allora. Ciuccia, bravo. Ti vedo sei tanto, bello col ciuccio. Ti vedo tanto. Fatti vedere, ma quanto è dolce questo ciuccione. Ma da piccolo eri proprio un ciuccione, mi sa. Allora, la ball è pronta. Togli la pappa. Mettiamo l'acqua e magia. Andiamo d'occhio? Sì. Wow. Tanto vai sempre d'occhio. Wow. Che bello! Così l'hanno fatto rosa per me, azzurro per lui! Ciuccia questo biberon! Ma non è buono! Manco là il biberon, infatti! Sta per uscire? Oh, no, ci siamo! Ma che occhio che ho! Occhio esce, da... scheri! Occhio da maestra spaventosa! Non esce. So sempre cosa faccio. O più o meno. Ma possiamo girare noi? No! Allora, bello rosa! Wow, si è sciolto. Che bello. Tu continui a non dormire. Cosa fai, ciuccione? Mi sa che non è per te la babysitter. Aspettiamo altri 5 minuti e vediamo come diventa anche. E questo. Mentre aspettiamo che anche per questo passino i 5 minuti, cosa facciamo? Finiamo la pappa. Ma che fate? Silenzio! Adesso ve la tappo io la bocca con la pappa! Siete due bestiacce! Adesso mangio la pappa! No, mi tocca! Anche con questo! Io non li sopporto questi due neonati! Guarda, mio ciuccio! Toglietevi queste cose, non vi sopporto. I neonati sono più bravi di voi. La pappa finitela se volete. Io non vi sopporto. Mi sono divertita abbastanza. Ma tornerò. Di sicuro tornerò per vendicarvi, vendicarmi e soprattutto per suonarvele. Che mal di testa. Altro che babysitter. Un problemino. Però